Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 luglio. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto ovviamente tutti i giornali dedicano alla scomparsa di Ennio Morricone pagine e pagine, e come si dice Repubblica fa le prime 5-6 pagine, forse è il giornale che dedica più pagine a Morricone, però forse l'unico commento che possiamo fare, noi che abbiamo tanto amato quelle musiche, come la gran parte degli italiani, ma anche gran parte del mondo che le ha apprezzate, nei film di Sergio Leone, ma non solo, beh insomma sono morto, non vi voglio disturbare con questo segno, con questa foto di silenzio, come ha fatto e hanno visto tutti quanti coloro che hanno letto i giornali oggi con questa foto simbolica di Morricone, forse è il titolo migliore anche per la nostra rassegna stampa, l'uomo che si è fatto da solo il necrologio e che se n'è andato via a 91 anni con questa eredità incredibile che è rappresentata da quello che lui ha suonato e quello che lui ha composto, scusatemi, e quindi io direi che su questo possa bastare per la nostra violenta, polemica rassegna stampa. La Zuppa di Porro quindi dedica a Morricone la sua musica e il suo chanson per tutta la vita, ma in realtà poi dobbiamo occuparci purtroppo delle bassezze e non delle grandezze delle nostre cronache quotidiane. Una di queste è certamente la ridicola storia del decreto semplificazioni. Ieri intanto dovevano vedersi alle 9:30, lo so bene perché ero in diretta a Quarta Repubblica, non si sono visti fino alle 11:30, hanno litigato come delle bestie perché il PD da una parte, il Movimento 5 Stelle dall'altra, sostanzialmente volevano mettere un centinaio oppure 50 opere pubbliche da fare con un commissario, con una serie di commissari, e lì immaginate voi, il commissario Tizio, il commissario Caio, quali opere, la Gronda sì, la Gronda no, la Puglia sì, Maglie e Lecce no, insomma hanno litigato come degli incredibilmente su questa roba qui, hanno litigato anche sull'abuso d'ufficio che dovrebbe essere soltanto considerato da parte dei funzionari pubblici quando c'è del dolo in termini penali e non soltanto la colpa, per rendere un po' questo reato incredibilmente vago, renderlo un pochino più chiaro, e le procedure più veloci ci dovrebbero essere per le valutazioni di impatto ambientale. Ragazzi, state certi che in un momento di emergenza come questa, in cui si dovrebbe fare, in cui non si dovrebbe discutere, in cui si dovrebbe essere tutti uniti nell'avere un'idea di come e dove andare il paese, questi sanno soltanto dire i titoletti della minchia: New Green, New Deal, digitalizzazione della pubblica amministrazione, tutte stronzate, sono fenomenali nei titoli ma litigano, capito, nella normetta per mettersi d'accordo. Leggetevi oggi quello che scrive Monti, quello buono, cioè Pasqualino, il presidente dell'autorità portuale di Palermo o della Sicilia, non mi ricordo bene, sulla stampa, in cui ci spiega le procedure da terzo mondo che dobbiamo subire noi italiani per qualsiasi tipo di opera pubblica. In realtà, come mi ha spiegato ieri il presidente del Lance Buia, poi in realtà non basta semplicemente affidarlo a un commissario, ma tutte le opere precedenti alla gara sono incredibili, le valutazioni ambientali, i comitati, tutto quello che c'è prima. Una volta che poi, come si è visto col Ponte Morandi, si decide di farla l'opera, le imprese in un anno e mezzo lo fanno, anche l'opera più complicata in 2 anni si fa. Il problema è lo Stato e questa mentalità nostra geniale di questi manettari che ci governano, sia del PD sia del Movimento 5 Stelle, per cui no, c'era la vecchia eredità della cementificazione, oggi è diventata la nuova lotta alla corruzione e alla trasparenza. Ecco, in virtù di questo non faremo nulla, in virtù di questo abbiamo un governo che litiga e che farà le mediazioni. Ma quando uno sta morendo si può fare la mediazione tra i due medici? Io penso questa sia ricetta, io penso che sia quest'altra, si mettono d'accordo e fanno mezzo dell'una ricetta e mezza dell'altra. Ci arriva anche un bambino piccolo che purtroppo questo governo a forza di mediazioni ci farà morire. Beh, poi il caso genovese oggi tira fuori le carte Carlo Tarallo, beh mi sembra che sia incredibile sulla verità. Cioè a Genova sta succedendo una cosa molto semplice, e cioè che è bloccata tutto il trasporto autostradale di Genova. Sapete perché? Almeno così scrive oggi Tarallo sulla verità, perché questi geni del Ministero delle Infrastrutture, che cosa hanno fatto? Hanno applicato dal 28 maggio un protocollo di sicurezza nelle gallerie, nell'unica regione che ha metà delle gallerie di tutta l'Italia. Questi protocolli di sicurezza sono completamente diversi rispetto ai protocolli di sicurezza adottati nelle altre regioni. Questo io è quello che leggo nel pezzo della verità di oggi. Siamo dei matti, nel frattempo la gente non arriva in Italia, il turismo è morto, gli alberghi non funzionano. Non è che è colpa del Covid soltanto, è anche colpa di quello che facciamo noi. Non è colpa del Covid, come scrive oggi Valentina Conte sulla Repubblica, il motivo per il quale la cassa integrazione, per cui noi abbiamo già pagato 80 miliardi, 55 più 25, non abbiamo più una lira, ci siamo bruciati praticamente tutta quella flessibilità che avremmo dovuto avere e tra poco ci toglieranno, 2 milioni di persone ancora aspettano
aspettano la cassa integrazione, è quello che c'è scritto oggi sul pezzo della Repubblica. Non è grave questa cosa, è gravissima. E secondo voi questi che non riescono neanche a pagare la cassa integrazione riescono a fare le grandi opere in Italia? Siamo veramente alla follia. Frattanto, è stupenda l'idea della Azzolina e di Arcuri. Avete presente quello che guadagna 750.000 euro quando ne avrebbe dovuto guadagnare molti di meno, secondo quello che dice la Corte dei Conti? Quello che in 3 anni è riuscito a fare 1,3 milioni di euro in più rispetto a quello che dice la Corte dei Conti. Io non lo dico, non lo so, io mi leggo le carte della Corte dei Conti. Secondo voi Arcuri, quello che parla dei liberisti da champagne, quello appunto che ha fatto 1,3 milioni in più, noi saremo dei liberisti da champagne, ma io 1,3 milioni in più rispetto a quello che mi ha detto la Corte dei Conti non l'ho mai visti. Ma comunque, noi liberisti da champagne dovremmo affidare ad Arcuri e dell'Azzolina questo mega piano per fare i test sierologici e per fare i tamponi a 2 milioni di maestri e bidelli in 15 giorni. Io vi chiedo e mi chiedo, ma secondo voi ce la faremo con Arcuri? Qualcuri, quello che i test sierologici che l'ha comprati all'Abbott probabilmente sono scaduti ormai al 7 luglio, quello che ci ha spiegato che le mascherine dovevano costare 50 centesimi nel picco e non se ne trovava uno, quello che doveva dire quello che ha salvato le vite umane nelle sue egocentriche goriatriche interviste. Ecco, noi affidiamo ad Arcuri i test sierologici e il bando di gara. Azzolina, Conte, Arcuri, ragazzi, la scuola non riparte, forse meglio per le persone ricche, molto meglio, perché quelle là saranno sempre più ricche e i poveri saranno sempre più poveri. Finalmente Arcuri ha ottenuto il suo risultato, cioè la disuguaglianza sociale totale, grazie al signore che appunto è ben pagato da noi contribuenti. Molto, ma molto interessante oggi il pezzo di Giuditta Marvelli sul MES. Toc toc! Ragazzi, sui numeri non si scherza. Cosa scrive Giuditta Marvelli? Reggetelo, perché poi dopo mi potete criticare sul MES o non sul MES. Ma cosa succede? Se tu prendi questi 37 miliardi di euro in prestito, quanto li paghi? Lo 0,13%. Il che vuol dire, lo calcola banalmente, che ci costa un prestito all'anno a noi italiani 13 milioni di euro. Cioè, per avere 10 miliardi di finanziamento paghiamo 13 milioni, per averne 20 di miliardi di finanziamento pagherai 26 milioni, per averne 30 pagherai 39 milioni, insomma noi pagheremo 13 milioni ogni 10 miliardi di finanziamento. Perché Germania, Francia, Olanda non hanno interesse a prendere questo finanziamento? Ma è molto semplice, non hanno bisogno del MES perché i loro tassi di interesse sono inferiori allo 0,13%, sono tassi di interesse negativi, cioè la Germania per ottenere 10 miliardi di euro viene pagata 43 milioni. Avete capito in che situazione assurda ci troviamo? Cioè la Germania per avere dei soldi in prestito, l'Olanda per avere dei soldi in prestito viene pagata, una roba che è anche difficile da spiegare, però questo non avviene per l'Italia. Quindi l'Italia per avere oggi, quando va sul mercato, i 10 miliardi ne paga 122 milioni di euro, se invece li prende col MES ne paga 13, il che vuol dire che ogni anno noi risparmieremo grazie al MES 109 milioni, il che vuol dire che in 10 anni risparmieremo 1 miliardo di euro. Poco, tanto, 1 miliardo di euro ogni 10 miliardi, posto che sono 37, vuol dire che risparmiamo 4 miliardi mal contati. Allora, vi sembrano pochi? Vi sembrano tanti? Io se un risparmio di 4 miliardi lo posso ottenere, lo otterrei. Poi dici, poi dopo non ti fidi delle clausole, ma io non mi fido di Castaldo, cioè l'eurodeputato oggi delle 5 Stelle, intervistato dalla Repubblica, che dice possono cambiare idea e quindi ci fottono. Ma all'interno del MES si può cambiare idea su tutto, anche i grillini hanno cambiato idea, anzi loro sono i fautori del cambio di idea, perché sono quelli che hanno governato col PD e non avrebbero mai dovuto governare col PD, quindi forse attribuiscono al MES la loro prerogativa, quella di cambiare sempre idea. Io non lo so, non lo so se cambieranno idea, penso di no. Penso semplicemente che in un momento in cui c'è tutta questa grande retorica, a cui io non credo, del BTP futura, cioè gli italiani comprano i loro buoni del tesoro, ho capito, ma noi li paghiamo questi italiani che portano, quindi i contribuenti pagano ai propri italiani, il che va benissimo. Insomma, io non sputerei sopra a prestiti a tasso 0,13, ma lo so che sono in una minoranza assoluta nei vostri confronti, però permettetemi di continuare a dire che il pezzo di Giuditta Marvelli oggi sul Corriere della Sera vale la pena leggerlo. Poi la storia di Palamara è stupenda. Palamara era socio a culto di un chiosco. Cosa fa Palamara? Compra un chioschetto in una spiaggia in Sardegna, ma non lo compra lui, lo fa comprare a un commercialista e poi in qualche maniera paga delle spese al commercialista, che so, la scuola per la figlia, non lo so, in maniera tale che il commercialista in realtà ha comprato questo chiosco, ma il chiosco è veramente di Palamara.
Beh, io la trovo una storia straordinaria, perché questa è la storia del cioè la storia di essere socio occulto di un chiosco. Fare tutte queste robe vi danno il peso e il senso di questo grande magistrato che è stato presidente dell'ANM, che è stato membro del CSM e soprattutto era un procuratore che vi condannava, che vi accusava, che indagava su di voi. Questo è il tipo di rapporto che aveva con, diciamo, la trasparenza amministrativa. Intervista a Silvia Romano. Beh, insomma, Silvia Romano intervistata da una rivista legata ai Fratelli Musulmani, leggo il pezzo sul Corriere della Sera che la ricorda, e in cui dice che il velo è un simbolo di libertà. Borgonovo e Farina sono due pezzi forse più interessanti che oggi se lo cucinano insieme al giornale, però ragazzi, io mi chiedo e vi chiedo, ma quando una ragazza che torna in Italia e ci spiega che il velo è un simbolo di libertà, toc toc! Murgia, ma dove ci sei? Ma perché una trentina di righe non le scriviamo? Una trentina di righe? Saviano, una quarantina di righe, la vogliamo scrivere su questa cosa? Gad Lerner, una trentina di righe sul fatto che questa scriva per i Fratelli Musulmani e dica che il velo è un simbolo di libertà. Porca puttana, io non voglio fare l'ipocrita, ma io proprio non mi piace sta roba qua. Io vorrei rivendicare il fatto che la cultura occidentale, a meno che questo si possa ancora dire, non trova un simbolo di libertà il velo. Chiaro, il velo non è un simbolo di libertà. Ci rompete i coglioni su tutte le cose che riguardano le donne, come le trattiamo, come le parliamo, le case fondamentali di moda non vogliono mettere delle magliette razziste, le case cosmetiche non vogliono scrivere bianco, ma noi accettiamo che una donna dica a una rivista dei Fratelli Musulmani, che è considerata dall'Egitto una banda di terroristi, dica in Italia che il velo è un simbolo di libertà. Ma vaffanculo! Ma no, ma scusatemi, ma non è che vale tutto. Cioè, io dico, ditelo, può dirlo, io mi batterò perché tu lo dica. Non sono contrario, non voglio che ci sia la censura su quello che dice Silvia Romano. Però permettetemi che questi grandi opinionisti della libertà della donna oggi stanno zitti, muti, accucciati per sta stronzata che dice questa qua rispetto alla nostra cultura occidentale, la considero una cosa incredibile. Berlusconi, i video ve li ho fatti vedere ieri sera, zitti e muti tutti i giornali, tranne il giornale di Sallusti, c'è un pezzo anche sul Corriere della Sera e sul Quotidiano Nazionale, per il resto sembra normale che il giudice Esposito, presidente del Consiglio che condanna Berlusconi, consideri Berlusconi tra il 2007 e il 2010 una chiavica e dica questo lo metto in galera. Anche qui, voglio dire, se fosse avvenuto per qualsiasi altra persona, se non Berlusconi, che cosa sarebbe avvenuto? Direi che mi sono innervosito abbastanza questa stamattina. Vi do appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it e ci diamo appuntamento come sempre con la zuppa di domani. Ciao, buonanotte.